Allora, la delibera viene approvata con 23 sì, 1 no e 7 astenuti. Adesso facciamo l'immediata esecuzione. 23 sì, 7 astenuti e 1 no. L'immediata esecuzione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Si astiene Mundo. Vabbè. Allora, adesso la parola al sindaco che ha chiesto di intervenire. Grazie Presidente. Vorrei cominciare questo intervento ringraziando, chiedo scusa però, allora è tardi, ma ringraziando il personale del Comune di Napoli, del Consiglio Comunale in particolare, che sta qui con noi sino a quasi le 23. Un ringraziamento come sempre al Presidente Pasquino per aver diretto una seduta tra le più brutte da quando sono sindaco di Napoli. Ringrazio i consiglieri comunali, quelli che hanno voluto dare un contributo fattivo, tanto della maggioranza quanto dell'opposizione. E credo che qualcosa abbia detto proprio perché, a mio avviso, questo tema dello stadio richiedeva un altro tipo di approccio. E questo quindi deve interrogare tutti, ovviamente, non è quando accade questo bisogna interrogarsi tutti. Primo perché ci si poteva soffermare maggiormente sulle cose buone che sono state fatte nella delibera e anche nella delibera di giunta e anche nella delibera che da pochi minuti abbiamo approvato. Probabilmente se ci si soffermava ancor meglio su altri aspetti la si poteva migliorare ulteriormente. Però oggi la tenacia della maggioranza, tutto interessante e importante, da una parte l'opposizione, ci ha consentito di raggiungere un obiettivo importante. Perché oggi c'è stato chi ha cercato di non far raggiungere questo obiettivo, che è l'obiettivo di consentire l'utilizzo più corretto possibile dello Stadio San Paolo, di consentire alla società che sta in questo momento gestendo in proprietà la squadra di calcio, e credo che questo era l'obiettivo che ci eravamo dati. C'è chi invece ha giocato a far saltare questa cosa, questo è stato evidente anche nei giorni scorsi, vuoi per fare un dispetto a De Laurentiis, vuoi per fare un dispetto alla società, vuoi per fare un dispetto al sindaco oppure alla maggioranza. Poi abbiamo scoperto anche chi si è voluto trovare un po' di gloria. E vorrei parlare, Presidente, anche se brevemente, della questione morale. Perché io ho imparato la questione morale da Gramsci, l'ho imparata dalla Costituzione Repubblicana, l'ho imparata da Piero Calamandrei, soprattutto me l'hanno insegnata le persone che con i fatti hanno praticato la questione morale. E in genere chi ha una grande storia non parla della questione morale, la pratica, ogni giorno. Invece noi assistiamo a un momento storico congiunturale dove ci sono i moralisti congiunturali dell'affascinamento mediatico, cioè quelli che si devono costruire un momento di gloria perché non hanno una storia, non hanno nulla, e anche chi ha costruito qualche pagina di moralismo da quattro soldi probabilmente si sarebbe potuto costruire una storia se quando ha abbandonato la maggioranza si fosse dimesso. E invece si è attaccata alla poltrona. Perché io credo che se tu a un certo punto arrivi a dire che non condividi nulla o quasi nulla di chi ti sei accompagnato in campagna elettorale, vuol dire che hai preso atto che hai fatto talmente un grave errore che ti devi proprio staccare da quel tipo di esperienze. E invece no. Hanno mantenuto poltrona e tutto il resto che accompagna. Poi sotto campagna elettorale scopriremo da qui fino a maggio che sarà la corsa a costruirsi una casacca del moralismo. No, no, per cortesia, hai parlato già abbastanza. La casacca del moralismo. Ma questo è il moralismo di chi non ha una storia, di chi è frustrato, di chi ha odio, rancore, soffre di complessi di inferiorità, è una storia che abbiamo già visto. Quindi credo che non è edificante per chi ha costruito questa storia.
io mi allontano completamente da queste persone, che credo che dal punto di vista umano e politico non hanno nulla a che vedere con questa esperienza e con coraggio, con etica pubblica e con moralità e con fatti concreti, nonostante voi, stiamo cercando di portare avanti. Qual è il tema che hanno cercato di agitare? I privilegi dei consiglieri comunali. Allora diciamo subito che io, che andrò a firmare questa convenzione, perché poi il bello viene adesso, andrò a firmare, credo, nelle prossime ore con il presidente De Laurentiis, vi dirò subito come intendo io costruire questa storia dei grandi privilegi che con la maturità della politica alcuni consiglieri hanno scoperto adesso, così, nella parte finale di un'esperienza politica. Io credo che nessun consigliere comunale debba avere biglietti omaggio da parte del sindaco di questa città, così come non lo debba avere nessun magistrato, così come non lo debba avere nessun prefetto, così come non lo debba avere nessuno. Poi esistono le tribune autorità, che come giustamente diceva il consigliere Santoro, sono cosa diversa dai VIP, perché poi c'è il presidente che volendo nella quota ritiene di invitare chi vuole lui. E poi una brevissima parentesi, io in questi anni che ho frequentato lo stadio, a me non mi è mai parso di vedere che comunque a consiglieri comunali di questa esperienza si siano accompagnati le stofanti farabutti o camorristi, come anche accaduto in un recente passato. Quindi io credo che di questo consiglio comunale possiamo dire tutto il male possibile, ma io non mi sento di essere testimone di una congrega di privilegiati e di farabutti. Lo voglio dire con molta sincerità. Poi ognuno ha la sua storia. La tribuna autorità esiste da quando c'è il Colosseo, eppure Iannello l'ha scoperto oggi. Beh, c'è sempre da imparare, sia ben chiaro. Io sono piccolino rispetto a questi professori universitari di grande statura. Sono un magistrato pregiudicato disciplinare, condannato per aver fatto male il suo mestiere, per 6 anni investigato per avere il torto di aver cercato la verità su Mastella e compagni. Vabbè, questa è un'altra storia. Non appartiene alla questione morale, appartiene ad altro. Oggi scopriamo che allo Stadio San Paolo, che credo sia stato costruito poco dopo la guerra, poco dopo la Costituzione, esiste la tribuna scoperto, grazie a Iannello, Esposito e Morisso, che siete dei privilegiati. L'avete scoperto. L'ha scoperto Gramellini, l'hanno scoperto tutti. Certo, non lo ridimensiono, il dibattito l'altra volta è stato squallido. Quindi quella pagina non è stata una pagina edificante. Vogliamo cancellare le tribune autorità? C'è tempo. Io la devo andare a firmare la convenzione. Potremmo anche ritenere, ma questa è la moralità pubblica? Cancellare, ritenere che se un prefetto della Repubblica va a vedere un evento allo Stadio San Paolo, la finale di Champions League, riteniamo che quello è un privilegio di un'autorità? Che un consigliere comunale eletto dal popolo e lo stadio della città che va a vedere una partita, questo è il tema della moralità della nostra città, del nostro paese? E allora se così è, mi sovviene quasi il discorso della Bindi, quando dici, siccome noi abbiamo nel DNA la camorra, in realtà la camorra è invincibile, quasi nascondere i temi, perché rincorri a chi è più puro dei puri e poi fa la fine di Gioacchino Murat, Murat facetta legge, Gioacchino facetta legge, Gioacchino Muretta. Alla fine, perché poi ti rincorri, no? La prossima volta quale sarà il dibattito? Hai respirato troppa aria mentre andavi allo stadio, sei un privilegiato perché hai consumato troppa aria, cioè è un dibattito che non mi affascina per nulla. Poi per carità, viviamo momenti dove si può anche eliminare la tribuna autorità. Io invece vorrei sottolineare quello che noi abbiamo fatto in questi anni sullo stadio. I 450 ragazzi, se c'è qualcuno che ha sbagliato, paghi davanti ai tribunali. Quando fai una cosa, non è... Tu fai una cosa, poi bisogna vedere come la apri. Io penso che i 450 che si possano aumentare, penso che sia molto bello se noi riusciamo ad allargare anche nella ristrutturazione dello stadio, ma anche sin da subito, gli spazi per i diversamente abili che sembra che sono rinchiusi in un recinto. Penso che sia stato bello il dibattito, un tema annoso che interessa i tifosi, che il trasporto pubblico su ferro e gomma vada oltre la notte. Ho trovato interessante
la proposta del consigliere Santoro, che abbiamo condiviso tutti, che in attesa che quello che io non voglio definire cesso, ma che sicuramente è uno stadio che va a riqualificare, ci sia un calmieramento dei prezzi. E vi dico subito che io penso che a Napoli il tifo è popolare e mi auguro che mai si arrivi alla costruzione di uno stadio di tipo elitario, dove la persona che non ha la possibilità di andare allo stadio non se lo possa vedere. Poi un'altra parte di questo dibattito non mi è piaciuto, è questa concezione di chi si definisce di sinistra, di ritenere che la sinistra si basa sulla capacità di monetizzazione e redditività di tipo privatistico, capitalistico e plutocratico. Io nei loro discorsi, da quando sto qua, avverto sempre che ogni cosa ha un valore se c'è il denaro. Ogni cosa ha un valore se c'è il denaro. È diverso. Noi dobbiamo trovare un equilibrio tra chi ha investito. E voi sapete che io, quando si tratta di dire pane e pane e vino a vino, al presidente Laurentiis se lo dico. Ma non possiamo dimenticare che qua ci sono investimenti, c'è chi comunque ha deciso di portare avanti in condizioni non facili, perché insomma non possiamo dire che qua investire sia stato facile. Bene, noi abbiamo tenuto posizione, noi qua teniamo posizione nei confronti dei moralisti da rush finale di campagna elettorale e anche nei confronti di Laurentiis. Non accettiamo lezioni di etica pubblica da parte di qualche consigliere comunale su come noi ci posizioniamo con De Laurentiis. Noi ci posizioniamo in modo corretto, equilibrato, riconoscendo al presidente i suoi meriti, cercandolo di mettere nelle condizioni di serenità di investire, però tenendo la posizione. La posizione non è semplicemente aumentato di un euro, di tre euro, di quattro euro. Anche qui apprezzo il contributo del Partito Democratico, anche se ho visto durante il dibattito, soprattutto nella prima fase, questo aspetto di fare anche lì lezioni, no? Che se era troppo basso, era troppo alto. Ricordo non da sindaco, ma da cittadino napoletano e da tifoso, e quella convenzione certo non l'abbiamo fatta noi. E che era una convenzione sicuramente, diciamo, abbastanza, tra virgolette, chiedo scusa, abbastanza di favore nei confronti della società. Quindi io sono convinto che noi oggi abbiamo scritto una pagina importante, perché consente di dare un percorso a me soprattutto e a noi nella convenzione che bisogna andare a firmare col presidente Laurentiis e andare finalmente poi alla considerazione del progetto e lo studio di fattibilità. Noi giovedì pensiamo di approvare in giunta una delibera molto importante, in cui un'altra volta risponderemo non con la retorica del moralismo da strapazzo, ma con i fatti su come bisogna porsi nei confronti di una società. Qualsiasi altro politicante di professione avrebbe gestito questa fase giorni, che ha dovuto addirittura portare a chi non aveva argomenti di dire che io ero tifoso di un'altra squadra. Pensate un po', eppure noi non abbiamo arretrato di un centimetro. Noi andremo a chiudere l'accordo con il presidente, perché sono convinto che noi faremo un grande accordo e sono contento che lo faremo quest'anno, che il Napoli sta andando anche molto bene, perché credo che il vento in poppa lo dia anche un rapporto buono tra l'amministrazione comunale, la città, la squadra, il tifo e il presidente, ma lo facciamo con la schiena dritta, a testa alta, senza andare col cappello in mano. E poi francamente pensare, ripeto, con le condizioni in cui lavoriamo noi, veramente, dove io ripeto, non faccio discorso di maggioranza, io non ho mai visto in questi anni atteggiamenti da casta e da privilegiati. Cioè pensare che un consigliere comunale si faccia, tra virgolette, quasi comprare, come è stato paventato anche in quest'aula, io penso che non è un'offesa nei confronti del consigliere comunale che viene additato come tale, ma è proprio squalificante per chi fa un ragionamento di questo tipo. Vuol dire che non l'ha proprio nel DNA che cos'è la questione morale, che cosa sono le battaglie contro la corruzione, contro le mafie. Non hanno manca l'idea che significa contrastare il sistema, contrastare le mafie, contrastare la corruzione, l'etica individuale, l'etica pubblica. La verità che vanno in frega,
È un fatto napoletano, lo voglio dire. Quando vai in Freva, che hai fallito perché ti sei discostato da un'esperienza politica che sta cambiando la città, allora io preferisco l'opposizione leale, che nei momenti difficili non ha fatto mancare, compreso oggi, la partecipazione e il sostegno da chi, no, poi se volessi raccontare quello che ho visto, ma non lo faccio perché non scendo a quei livelli, ed è tutt'altro che strore di etica e di moralità pubblica, ti rendi conto di chi politicamente ha fallito. Ha fallito. Qualcuno si è cercato anche di riciclare nella recente campagna regionale col PD, ma gli è andata male pure là. Poi alla fine in politica contano i fatti e contano i voti, conta il consenso. E il consenso te lo conquisti se sei coerente, se fai le battaglie. Il moralista che va un giorno in televisione oppure si trova l'articolo sul giornale perché parla contro il sindaco, i napoletani e gli italiani sono molto meglio di quanto si possa immaginare. E perciò ieri stamattina ho fatto quella battuta, ma non tanto sui bambini. I bambini capiscono bene, basta guardarli negli occhi le persone per capire se sei un personaggio di levatura o sei un personaggio di cui la storia non ricorderà più nulla. Penso che oggi il Consiglio Comunale ha scritto una pagina importante e io farò tesoro del dibattito. Cancelleremo le parti brutte, perché vanno cancellate, l'ho detto, è stato il Consiglio Comunale tra i più brutti che io, ma non perché c'è stato un dibattito, ma l'avete detto anche voi, a un certo punto scadente, consideriamolo scaduto e evitiamo, come ha detto anche il consigliere Moretto, nei prossimi consigli comunali di farli badando di più alla qualità. Da ultimo un ringraziamento ovviamente all'assessore Borriello, al presidente della commissione sport, a tutti quelli che hanno sentito di dare un contributo. E quindi io me ne vado come sempre col bicchiere mezzo pieno e guardando quello che oggi abbiamo portato a casa, un risultato che non era scontato. Credo che la città sarà contenta e poi ognuno continuerà a vivere secondo coscienza. Ognuno deciderà se si considera un privilegiato, se si considera un'autorità, se si considera una persona semplice. Io penso che soprattutto chi detiene il potere viene apprezzato quando non ne fa un uso strumentale del potere. Io penso che qua dentro in questi 4 anni ho conosciuto tante persone semplici, tante persone umili che non hanno mai fatto avvertire l'arroganza del posto che ricoprono, e me compreso, e probabilmente vieni ripagato proprio quando nei momenti difficili qualcuno ti vuole anche staccare di dosso quel ruolo che ti sei conquistato col voto popolare, scendi con umiltà per strada e ti rendi conto che la gente non ti apprezza e ti dà una stretta.